Partiamo da 15 a 17. Sì, perché sono due anni, tutte le classi. Ok, perfetto. La prevalenza femminile, perché siamo, perché io sono qui, lo sapete? Un'idea penso che ce l'abbiate, o no? No? Cioè non sapete cosa andiamo a discutere oggi? Come? Dei rapporti sessuali? No, quello lo sapete fare già. Andiamo a vedere come fare bene. Quello io non c'entro, non ve lo insegno, per fortuna lo sapete già. E andiamo a vedere come farlo con la con sicurezza. Come farlo? Non è una lezione comica, non è pornografia, è semplicemente una lezione di educazione per mantenere e tutelare la propria salute facendo sesso. Per cui noi qui andiamo, io se mi sposto di qua, che tanto non c'è di qua, queste diapositive sono fatte un po' per darvi anche un'idea da quanto tempo si parla di queste cose. Logicamente nel Medioevo non c'erano queste cose. Allora qui vi spiega in 2-3 paragrafi fondamentalmente di che cosa stiamo parlando. Se voi leggete la primo paragrafo che dice: fin dall'antichità il problema della contraccezione è stato di fondamentale importanza. Ora nasce la domanda: che cos'è la contraccezione? Voi sapete che significa? La contraccezione, se voi andate su un dizionario, anche sulla pagina della contraccezione, viene praticamente descritto tutti i metodi che noi esseri umani eterosessuali utilizziamo per evitare di avere le gravidanze. Ora mi domando, l'unico rischio di fare il sesso non protetto è la gravidanza? No. Che altri rischi ci sono? Malattie. Bravissima. L'AIDS è giusto, però non è l'unica malattia. No, non è le malattie, la difterite non la prendo al sesso, però l'AIDS sì. No, giusto per farvi anche un quadro, perché tanto bisogna tutte le informazioni, dare una struttura, nel senso che io l'influenza non la prendo col sesso, però la sifilide sì. Che cos'è la sifilide? La conoscete? La sifilide? No. L'HPV la conoscete? Sì. Ok. L'AIDS la conoscete? Le epatiti? Epatite C. Ok, per cui le malattie che noi, oltre alla gravidanza, per cui la contraccezione è, diciamo, la terminologia giusta per quanto riguarda ridurre il rischio di un'eventuale gravidanza non desiderata usando dei metodi che poi andiamo a vedere insieme. All'età vostra noi dobbiamo inserire anche, in tutte le età, non tanto all'età vostra, però naturalmente voi siete alle prime armi, lavorare con voi è molto più facile che con gli adulti che hanno già beccato qualche malattia. Per cui il mio compito, il nostro compito è quello di darvi delle regole per rischiare di meno facendo il sesso. Qui naturalmente quello che va a vedere delle infezioni se ne sapeva poco all'epoca del 2000 avanti Cristo, ma adesso siamo molto più informati, molto più avanti per quanto riguarda il riconoscimento, anche la conoscenza delle malattie sessualmente trasmesse. Per cui qui si usavano diciamo dei riti, delle conoscenze, della cosiddetta stregoneria quella volta, perché chi conosceva naturalmente passava per strega, per quello che sa più di tutti. E naturalmente si utilizzavano delle sostanze naturali, perché la farmacologia non erano sostanze chimiche, per cui la scienza ancora non era in grado di dare delle soluzioni chimiche alle nostre risposte, alle nostre domande sanitarie. Io qui andrei avanti, perché poi dopo va a vedere praticamente il primo farmaco, perché fino adesso, fino al 1928, si parla delle sostanze naturali. Dal 28 in poi ha cominciato praticamente l'industria farmacologica, ha cominciato a produrre delle sostanze sintetiche ormonali che possono fungere da anticoncezionali. Allora,
io andrei subito su questa diapositiva che secondo me è molto utile. Che cos'è la contraccezione e quali sono i metodi anticoncezionali? Allora, il metodo contraccezionale è un metodo che mi dà la sicurezza per fare il sesso con tranquillità, però deve avere delle caratteristiche. Chi me le vuole leggere queste caratteristiche su questa diapositiva? Un volontario? Dai, su. Me le sono leggere. Dai. Sì, tu. Vai. Efficacia. Ferma. Cos'è l'efficacia? Che significa l'efficacia? Io devo leggere, quindi... No, tu non mi devi rispondere, è una interazione. L'efficacia, allora, se io prendo un farmaco, c'ho la febbre, cosa vado a prendere? La tachipirina, per fare un esempio. È efficace perché fa scendere la febbre. Esatto, bravissima, perché agisce. Per cui la contraccezione è una delle prime caratteristiche che deve avere l'efficacia. La tachipirina ed avere un coma oppure avere altre problematiche significa che comunque se lo prende accettabilità. Allora, se io donna vado dal ginecologo, chiedo un anticoncezionale e comunque desidero avere una gravidanza, è logico che deve essere un metodo che io accetto e so che assolutamente mi è utile, per cui non è sviluppo delle resistenze di fronte a questo metodo. Deve essere un metodo che io sento mio, è come un vestito che indosso. Chiaro il messaggio? Domande? Se è difficile, se sono concetti che per voi rimangono vaghi, ditemelo perché torniamo indietro. Questo è molto importante per capire anche tutto il resto. Allora, la contraccezione per voi si divide in tanti, tanti gruppi. Fondamentalmente noi dobbiamo andare a vedere quali sono metodi contraccettivi in toto, in assoluto. Ci sono persone che usano i metodi contraccettivi naturali. Sapete cosa sono? No? Tipo chi non usa il preservativo, chi conta i giorni, chi fa riferimento all'ovulazione, queste cose le conoscete? Voi il corpo umano lo conoscete? Faccio una domanda molto più banale. E come è fatto il corpo di una donna? Io qui le diapositive purtroppo non ce l'ho. C'abbiamo una lavagna, la lavagna mobile? Un qualcosa sul quale poter disegnare? No. La chiedo. Magari, fermiamo un attimo. Ma le donne con che cosa producono il gamete femminile? Il gamete? Ma cos'è che produce gli ovuli? La vulva produce la saliva. Il gamete dove viene prodotto? I maschi con che cosa fanno gli spermatozoi? Ma un'idea ce l'avete? Sì. E allora dite però. Però. Però non è giusto, voi vi divertite da soli, non mi fate partecipare al vostro divertimento, ci voglio essere anche io nelle vostre risate. Allora, dato che eri così brava, perché non mai risposto prima? Allora, questo è uno schema molto molto molto, diciamo, primitivo del corpo femminile. Allora, qui è l'utero è mediano, si trova qui sopra il pube, praticamente l'osso pubico. Queste sono le due ovaie con i quali noi produciamo ogni mese per, no? l'ovocita è la cellula femminile che poi, se si va a unire con lo spermatozoo maschile, nasce il bambino, nasce prima l'embrione, dopodiché diventa feto, poi diventa neonato e poi essere umano. Allora, avete mai visto il film Chi l'ha visto? E chi, senti chi parla? Ah, sì, Gian Travolta? Sì.
Allora, chi non l'ha visto io lo consiglio di vederlo. Allora, quello è un film che fa vedere il momento della fecondazione fatta veramente bene, perché fa vedere questo spermatozoo con la sua coda che comunque va a cercare l'ovocita, perché lo spermatozoo per la sua natura è più vivace, innanzitutto gli spermatozoi, perché l'uomo, contrariamente alla donna, ogni giorno ne produce migliaia di spermatozoi. Noi donne al mese ne produciamo, se va bene, uno. Per cui questo fa sì che la natura di per sé decide il periodo fertile per noi donne, un periodo molto più breve. L'uomo, per esempio, non ha la menopausa, noi donne abbiamo la menopausa, per cui la fertilità nel corpo nostro. Cos'è la fertilità? Io uso i termini, però poi dopo dove la possibilità di avere la capacità di poter avere un figlio, benissimo. Per cui la fertilità in noi donne è una cosa molto più limitata rispetto ai maschi. Un maschio volendo può fare un figlio anche a 70 anni con una donna giovane. La donna a 70 anni non può più fare i figli perché non c'ha più gli ormoni, cioè il corpo non è più diciamo ospitale capace di fare il figlio. Per cui quello che noi dobbiamo andare a vedere, dunque, questa è la vagina, per cui lo spermatozoo in realtà dovrebbe entrare da qui, percorre questa strada. Il bambino, normalmente queste sono le due tube, per cui il nostro corpo è fatto in maniera simmetrica. L'utero è un organo unico, le ovaie sono due, per cui l'ovocita che viene prodotto o qui, viene succhiato, viene aspirato praticamente dalle tube. Dalle tube va verso l'utero, lo spermatozoo viene da qui, praticamente si incontrano a metà strada qui, nella tuba, per cui la gravidanza si forma qui dentro. Si forma qui nella tuba, dopodiché viaggia verso l'utero. Ora, per renderla molto più semplice anche la comprensione di questa lezione, tutto ciò che noi andiamo a studiare sono i metodi che impediscono oppure riducono notevolmente la possibilità di questo incontro tra lo spermatozoo e l'ovocita. Ok? Chiaro il discorso? Ora, se io ho 28 anni, ho un lavoro, ho una posizione sociale, ho un fidanzato, ho un rapporto solido, comunque se anche non voglio usare un metodo sicuro, lo potrei fare, perché il pericolo qual è? Posso avere un bambino che comunque porta avanti. All'età vostra posso avere i figli? Posso mantenere un figlio? Allora, tutto l'interesse nostro, con la vostra comunque... diciamo il corpo degli insegnanti e il preside, è quello proprio di aumentare la vostra comprensione in modo che possiate proteggere dalle gravidanze indesiderate. Insieme inseriamo anche le malattie sessualmente trasmesse. Ora, nella sfera su, che vedete, sfera rossa, vedete c'è scritto superiore al 99%, sono i metodi. Ci avete un... qualcosa che... no. La penna ottica, mi serve. La penna, sì, quella che illumina, ok. Se voi guardate nella prima riga c'è il sistema intrauterino, c'è l'impianto. Sapete cosa sono? Sapete cosa sono? No. Allora, noi nel gergo comune suddividiamo i metodi anticoncezionali sui metodi naturali e i metodi artificiali. Oggi io vi parlo esclusivamente dei metodi artificiali perché sono quelli più sicuri per voi. Metodi naturali, se ci avanza il tempo, li andiamo a spulciare un attimo insieme. Perfetto, grazie. Altrimenti, se il tempo non ci basta, ci accontentiamo di quello che vediamo qui. La prima riga vi parla del sistema intrauterino. Io ho portato un esempio. Avete mai sentito parlare della spirale? Sì. Ok? Sì. La spirale è questo. Naturalmente questo è nudo crudo. Quando noi lo compriamo dalla farmacia c'è lo scatolone, interno c'è anche il tubo che lo inserisce. Questo ve lo deve inserire il ginecologo. Va bene così, tanto la cosa posso usare questo, giusto? Per cui qui si usa pochissimo, nel senso che le aspirali sono famose, le vecchi dati, che comunque vecchie informazioni, che voi dietro
Siete sempre della lezione? Sono insegnante. Ah, ok. Ah, ok, 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 perfetto, perfetto, scusami. Questo praticamente è famoso, se voi andate, sentite le vostre mamme, le persone più grandi di voi, sicuramente non sanno oppure sconsigliano l'inserimento della spirale all'età vostra. Nei paesi anglosassoni invece si usa molto all'età vostra. Perché? Perché questa differenza? Perché comunque questa è una delle, diciamo, ultime trovate della sfera anticoncezionale che risulta uno dei metodi più sicuri. Come avevamo elencato nelle caratteristiche del contraccettivo, il contraccettivo all'età vostra deve avere una efficacia, una sicurezza molto importante. Per cui, per farne un esempio, se io ho una ragazza di 16 anni che usa le sostanze stupefacenti, che fa l'uso dei psicofarmaci, sicuramente la pillola, i metodi ormonali non li posso utilizzare, per cui questo diventa uno dei metodi più sicuri. Poi, nel dettaglio le andiamo a vedere dopo, impianto che è un'altra cosa simile, però si mette sotto cute, e dopodiché si scende sotto cute, nel braccio sotto cute. Dopodiché quelli rimangono metodi, diciamo, degli strumenti medici che richiedono una visita medica, una valutazione medica, è proprio un approccio completamente diverso. Mentre i metodi più diffusi a detta vostra sono metodi ormonali. Metodi ormonali che comunque vanno dalla pillola, dall'anello e dal cerotto. Ora, se io vado a vedere questi metodi, questi sono i metodi che sono esclusivamente contraccettivi per evitare la gravidanza. Ciò che io voglio invece sono anche le gravidanze indesiderate, per cui lì l'obiettivo principale è darvi, diciamo, la sicurezza assoluta. L'unico metodo che rimane ed è facile uso, di facile uso, il preservativo. Penso che lo conosciate tutti, giusto? Sì. È questo. Io ho portato questo, lo volete girare o lo conoscete già? No. È pulito, non è utilizzato. Appena se non l'hai mai visto. Sarebbe, comunque, l'avevamo visto anche la settimana scorsa. Adesso ne apriamo un'altra scatola per vedere come si presenta l'apertura. Farà pure schifo, però mi fa comodo. È fatto così quando lo tiro fuori dalla scatola. Per cui si srotola e al maschio ci si fa mettere questo, cioè da quando inizia con il rapporto si indossa il preservativo. Quando in che fase del rapporto deve essere applicato il preservativo? Prima di fare il rapporto sessuale. Bravissimo, però prima del rapporto, non è che lui lo mette a casa sua. Guarda che la deve mettere. Dai, provata il cordello. Non fate divertita a me, Mia mi ha preparato il proprio bagno. Del bagno quando? Perché ma il pene è sempre uguale? No, quando, cioè, quando fa sesso il pene, com'è? Quindi si mette all'inizio del l'erezione. Ma durante l'erezione, mamma mia, quanto siete però. Allora, dall'inizio dell'erezione fino alla fine, per cui qual è il momento finale dell'erezione? Allora, il sesso si inizia con l'erezione, finisce con eiaculazione, quando esce il seme. Non è così? Sì. Adesso non è che voglio che partecipate proprio in maniera attiva, però tante le fasi sono queste. Dunque, esistono anche i preliminari, cosa sono i preliminari? Voi, da questa parte, rispondi da qua. Quando non è rapporto,
quando non hai un rapporto, ma... prima di fare quanto vai? Ho capito, cosa ha chiesto? Dove parte la voglia, dove inizia la eccitazione, per cui l'eccitamento prima del rapporto e fa parte del gioco, sono i cosiddetti preliminari. Ora, il maschio lo mette sin dall'inizio, dall'inizio dell'erezione fino alla fine, ok? Tipo, faccio una domanda un po' più scabrosa, sapete cos'è il sesso orale? Sì, sì. Ok. Ma io quando faccio il sesso orale lo devo mettere? No. Perché no? Perché mica è un partner, c'ha l'herpes, c'ha l'HPV. Ah sì, cioè no. E come fai a sapere se ce l'ha o non ce l'ha? Mica sei il dottore? Sì. Per cui bisogna, però non si fa. Invece si deve fare. Ecco perché io sono qua. Allora, il preservativo si applica per tutta la durata del rapporto, anche al di fuori del rapporto vaginale. Dice. Sesso orale, allora il sesso, dunque. Qui probabilmente serve uno psicologo che avesse spiegato, però meglio di no. Ci sto io, va bene, ve lo spiego. Allora, il sesso, il rapporto sessuale nel gergo psicologico è tutta una serie di comportamenti che implicano l'eccitamento e il piacere sessuale attraverso l'utilizzo delle cavità del nostro corpo. Che cos'è la cavità? La vagina, il cavo orale, il cavo anale, il retto, l'ano, diciamo, tra virgolette. Per cui tutto ciò che comporta, che porta verso l'utilizzo di queste cavità rappresenta il sesso, esercizio dell'attività sessuale. Ora, una ragazza quando fa il sesso orale potrebbe introdurre il pene in bocca, quello è il sesso orale per chi non lo sa. La stessa cosa vale anche avvicinarsi l'uomo all'apparato genitale femminile con la bocca. Questi sono i comportamenti da tutte e due le parti. Ora, noi qui siamo per parlare del comportamento degli eterosessuali. Io non mi avvicino al comportamento degli omosessuali perché non rientro in questa cosa, però naturalmente l'educazione per quanto riguarda la trasmissione delle malattie sessualmente trasmesse è un qualcosa che riguarda anche gli omosessuali, per cui l'utilizzo del preservativo serve anche nell'educazione sessuale per gli omosessuali, nel senso che loro, i maschi, spesso e volentieri utilizzano il retto, per cui nell'ano, nel retto, naturalmente c'è il rischio della trasmissione. Voi dietro, avete finito di divertirvi da soli? Vieni qua davanti, c'è qua la sedia libera, vieni. Così forse qualcosina di questa lezione ti rimane. Che l'anno. Vai, all'anno. Allora lei ha bisogno. Come mai non è il cellulare? Chiaro il discorso, avete capito che cos'è? Quelli che non avevano capito. Per cui questo è l'argomento che comunque riguarda, per gli omosessuali, riguarda la riduzione del rischio delle malattie sessualmente trasmesse. Per cui, guarda, facciamo una cosa. Se non ti interessa, c'è la prof fuori. Tanto, la loro prof è fuori. E guarda, non c'è nessun problema. A me, io non mi offendo. Almeno non distrai altri che lo seguono. Se non segui, non fai sentire manco gli altri, siamo messi male. Allora, per cui, tornando sul nostro discorso, il preservativo serve soprattutto perché mi protegge dalle malattie sessualmente trasmesse. Devo andare dal medico a comprarlo? Che cosa? Il preservativo. No, anche le macchinette. Anche le macchinette. Io posso acquistarlo. Anche online. Non se, adesso online, comunque alla fine devi aspettare una consegna, però... Arriva il macellaio. Avete finito? Per cui è disponibile, è sicuro e si trova dappertutto. Qual è il rischio del preservativo? Che si buca. Che si rompe.
E come faccio a sapere che se mi cade? Sì. E come faccio a sapere quando la togli? Ok, vedo che è vuoto. Si rompe il preservativo. Cosa faccio? Devo prendere la pillola del giorno dopo. Brava! Un applauso, signorina. Allora, innanzitutto, come faccio a capire che si è rotto? Lo metti sotto l'acqua. Quando non c'è niente di è un po' come un palloncino con l'acqua. E se c'è l'acqua vuol dire che è bucato. Purtroppo sì, ok? Bravo. Da chi vado a prendere la pillola del giorno? In farmacia o dal dottore? Ma voi siete male! Ma voi siete minorenni? La farmacia ve lo vende? Ve la vende? No, in teoria non dovrebbe. Ci manda un adulto, ma chi è questo adulto? È vicino di casa? Mamma. Un ragazzo, un amico. Allora, ragazzi. Dunque, che siete informati della pillola del giorno dopo, va bene. Però non va bene che mandate qualcun altro e non dite niente a nessuno. Nel senso che è vero che la pillola del giorno dopo è una invenzione abbastanza utile, ma pur vero che comunque non ha una efficacia, come avevamo detto un giorno, al 100%. Perché? Perché se io prendo, ci sono delle volte in cui prendo la pillola del giorno dopo e comunque non scampo la gravidanza. Per cui un adulto, chi è il responsabile della vostra salute? Il genitore, della vostra, diciamo, tutela. La salute è una parola grossa, la tutela, per cui il genitore, ahimè, lo dovrebbe sapere. Oggi come oggi, fino a 2-3 anni fa ci voleva la ricetta per prendere la pillola del giorno dopo. Adesso no, adesso la farmacia comunque è tenuta a vendere la pillola del giorno dopo senza la ricetta, però ai maggiorenni, alle maggiorenni. Qual è il rischio della pillola del giorno dopo? Uno, che può funzionare come può non funzionare. Due, non si può prendere più di una volta ogni tanto, per cui se per esempio voi non usate un metodo sicuro, se vi si rompe il preservativo per più di 2-3 volte nell'arco di un anno, lì nasce il dubbio che forse è ora di prendere in considerazione un metodo un po' più sicuro, tipo la pillola, l'anello o cose simili. Per cui la pillola del giorno dopo io la vado a prendere, sì, prima però devo avvisare un adulto. Dove si prende? In farmacia. Con chi consulto? Mi consulto il genitore, eventualmente in mancanza ci sono i consultori. I consultori dove per esempio lavoro io, noi siamo tenuti comunque a dar servizio anche ai minorenni, perché la prescrizione, il suggerimento della pillola del giorno dopo è comunque considerata una misura di emergenza urgenza. La possono prendere tutti? Sì, non ha effetti devastanti, ce ne sono poi due tipi, dimmi. Certo. Ce n'è un tipo che si dice giorno dopo, però di solito si deve prendere nelle prime 72 ore dopo il rapporto, per cui sono 3 giorni. Ce n'è anche un altro tipo che dopo 5 giorni, però è un po' più complicato per voi. Ripassiamo il percorso. Il preservativo si rompe, prendo la pillola del giorno dopo, sono particolarmente sfigata, rimango incinta. Che faccio? Lo tieni. Lo tengo? Puoi abortire? No. Ok. Si può abortire oppure si può. Allora, lì nasce il fatto che comunque poi scelgo, nel senso che era meglio se a 15 anni non mi trovavo incinta. Ora che lo sono, tocca decidere. Che decisione prendo? Una decisione assolutamente personale, per cui posso decidere di portarla avanti, posso decidere anche di non portarla avanti. La potete fare voi l'aborto? No. Cioè, vi è consentito fare l'aborto se decidete? Sì. No, come? Siamo... Con i genitori? Per il permesso dei genitori. Bravissimi, sì. I genitori. Se il genitore non lo vuole? Ma se il caso contrario, se il genitore vuole l'aborto ma tu no? Sei sempre tu che decidi, alla fine lì poi è un discorso un po' più complesso, però sei sempre tu che decidi. Cioè alla fin fine chi decide come fare con la gravidanza è la mamma. Diciamo i genitori, ma spesso volentieri a letta vostra, voi rispondete ai vostri genitori, per cui
alla fin fine, anche se il genitore punta i piedi che devi interrompere, sei tu che decidi. Ci può essere anche il contrario, il caso contrario, nel senso che tu lo vuoi interrompere, il genitore non vuole. Per cui lì pure ci sono delle, diciamo, delle clausole, perché tanto c'è una legge, c'è la legge 194 che tutela questo diritto, per cui lì si aprono altre parentesi, diciamo, un po' più complicate, che comunque legalmente risolto si va a vedere che ci sono le soluzioni per tutte le opzioni. Naturalmente noi ci auguriamo che queste lezioni possano servire in modo che noi non arriviamo alla legge 194 per decidere di una interruzione volontaria di gravidanza. Chiaro? Allora, per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmesse, abbiamo detto che quello che è più utile in questa diapositiva, vedete sempre, noi scivoliamo da un 90 superiore al 99% di efficacia verso un 70% di efficacia dei metodi alternativi. Il preservativo occupa una posizione intermedia, per cui per quanto riguarda la tutela per la gravidanza sicuramente è meno utile rispetto ai metodi ormonali, diciamo quelli consigliati, quelli che comunque conosciamo di più. Metodi ormonali servono anche all'età vostra per altri scopi, tipo ho un ciclo. Tutte voi ci avete il ciclo molto regolare? No. Ogni 28, ogni 30 giorni? No. Sì. Alcuni sì, alcuni no. Per cui se io eventualmente voglio anche regolarizzare il ciclo, tipo se io faccio sesso ma faccio la mestruazione, cioè la mestruazione ogni 6 mesi, il rischio che io rimango incinta senza una protezione efficace, senza una protezione idonea, rimango incinta, non me ne ricordo e non me ne accorgo di questa gravidanza, è molto alto. Per cui la pillola, in questi casi la pillola, il cerotto e l'anello sono metodi che mi permettono anche di regolarizzare il ciclo. A differenza del preservativo, noi qui ci abbiamo il dovere, diciamo l'obbligo di andare da un medico per chiedere la prescrizione. Questi sono a tutti effetti farmaci, dimmi. Ma se uno fa sesso con il ciclo? Succede qualcosa? Oddio, adesso schifo. Noi stiamo parlando di fare il sesso sicuro, per cui il sesso sicuro, se uno deve fare il sesso con il ciclo, ma può, come dice lei, fa schifo un po', perché comunque è... Dipende, perché per esempio c'è chi pure rimane incinta alla fine del ciclo, quello rientra sempre nei metodi naturali che abbiamo detto, che forse se ci avanza il tempo andiamo a vedere, però non è il sesso sicuro. Noi qui siamo per parlare del sesso sicuro, per cui lì andiamo ad aumentare il rischio, perché oltre a non poter comunque evitare la gravidanza, avendo anche il sangue a contatto, la maggior parte delle malattie infettive si trasmettono con il sangue, l'AIDS, le epatiti, per cui faccio doppiamente il sesso insicuro. Chi me lo fa fare? Io voglio bene, per cui mi devo proteggere, lì vuol dire che non mi voglio bene. Allora, tra i metodi ormonali ci sono, c'è la pillola, c'è l'anello e c'è il cerotto non ce l'ho, l'anello ce l'ho, l'anello praticamente mi aveva chiesto di sollevarlo, questo è l'anello anticoncezionale. Come vedete, ve lo faccio vedere poi dopo ve lo giro, si piega, per cui è come per quelle che usano i tampax oppure degli assorbenti interni, è come grandezza uguale identico, è morbido, per cui io lo posiziono dentro la vagina, lo conduco dentro e lo lascio lì. Questa è come la pillola, si porta per 3 settimane, una settimana rimango senza, in quella settimana che sono senza mi torna il ciclo. Il cerotto, se lo volete vedere, così lo potete vedere, il cerotto è idem, le dimensioni come vedete nella diapositiva, parte proporzione con l'anello, per cui su per giù come diametro sono uguali, si mette una volta a settimana, si cambia ogni 7 giorni e alla fine della terza applicazione praticamente rimango una settimana senza, mi arriva il ciclo. La pillola la conoscete tutti, l'avete già visto comunque le scatole come sono fatte, per cui un blister di pillola ha normalmente un aspetto quadrangolare dove praticamente le pillole sono disposte in maniera in fila.
sotto al codice scritto il giorno della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, così via, io praticamente quando mi arriva il ciclo comincio la prendo tutti i giorni in modo che la copertura mi rimane per tutto il mese. Questi sono i metodi che per essere diciamo sicuri vanno applicati sempre. Per cui un'altra differenza che nasce, arrivo, che io il preservativo lo uso solo quando faccio il sesso, mentre qui rientra un'altra categoria dei, diciamo, degli obiettivi, che è la pianificazione. Sapete che cos'è la pianificazione? No. Allora, se voglio fare il sesso responsabile, prima vado dal medico. Il mio primo atto, quello di andare dal medico a chiedere aiuto, rientra in questi comportamenti. Il comportamento di pianificare la mia attività sessuale. So che voglio fare il sesso, però lo voglio far sicuro. Per cui prima vado a tutelarmi, chiedo il parere. Dietro al parere del medico scelgo il metodo che fa per me, dopodiché proseguo. In questo modo però io devo essere costante. Per cui la utilizzo tutti i giorni del mese, per tutti i mesi dell'anno, finché mi serve. Non è a random quando mi serve. La pillola la prendo tutti i giorni per avere la copertura. Ma è sicuro che funziona? E certo, se io... Allora, sicuro al 100% non c'è niente. Di sicuro nel mondo c'è solo la vita e la morte. Di questo è tutto relativo. Però sicuramente se io applico tutte le indicazioni che mi dà il medico, la pillola è uno dei metodi più sicuri che c'è. Quello l'ho lasciato appositamente qui, vedi? Ti fa proprio a gradini quello che è più sicuro, quello che è meno sicuro. Più sicuro di tutti è quei due che vi ho fatto vedere. La spirale di impianto non ce l'ho, però la spirale è quello che vedete. Dopodiché è meno pratico. Noi qui dobbiamo prendere in considerazione tanti fattori: praticità, reversibilità, come abbiamo visto, anche il costo. Anche il costo non è indifferente. Ci sono vari costi, per esempio dei consultori in altre regioni che tutelano tutto. Qui non c'è più niente gratis, per cui uno deve anche rendersi conto che una scatola di pillola quanto può costare? 10-12 euro. Ci sono delle famiglie che fanno fatica anche per quello, per cui io quando propongo un metodo anticoncezionale devo considerare anche il costo per la famiglia, per la persona. Ok? Però se tu vedi come percentuale di successo, sicuramente i primi due metodi sono quelli più sicuri, perché te non te lo devi ricordare. L'impianto te lo metti, ce l'hai per 3 anni, la spirale te lo metti, ce l'hai per 3 anni, però la pillola, l'anello e il cerotto, se tu ti dimentichi, lì già cominci a rischiare. E lì diventa una cosa un po' più meno efficace rispetto agli altri metodi. Dimmi. Se usi la pillola, l'anello, la spirale, quanto è il rapporto? Puoi farlo anche senza preservativo? Allora, se vuoi tutelarti dalla gravidanza, sì. Però se fai il sesso occasionale e non conosci il partner, naturalmente ti esponi alle malattie sessualmente trasmesse. Io torno a ripetere, forse sono anche noiosa, per le noi adesso come adesso, oltre alle gravidanze, dobbiamo fare molta attenzione alle malattie sessualmente trasmesse. La promiscuità sessuale è molto più diffusa rispetto ai vecchi tempi, per cui quando io utilizzo il metodo anticoncezionale devo anche pensare chi c'ho davanti. Se io conosco uno, vado la sera in discoteca, conosco uno, mi piace, ci faccio sesso, non so niente di questa persona, non uso il preservativo, mi devo aspettare qualche infezione. Se sono molto fortunata non mi succede niente, però sono casi rari, da fare molta attenzione. Ok? Per cui ti rispondevo a te. Vuole fare una domanda? Dici. Parla tu. Vuole sapere, sì, prima del ciclo, no? La fertilità? Cioè, può rimanere incinta? No. Adesso vi faccio anche il metodino, perché torniamo sempre sullo stesso discorso. Allora, qui abbiamo fatto, finiamo qui, poi dopo rispondo anche a quello. Dunque, rispondeva a lei sempre, per cui i metodi che ti dici, metodi che dipendono da me, della mia memoria, spesso volentieri, se io non sono una persona precisa, possono far dire lì non è 100% la sicurezza, si riduce. Se ho vomito, se ho la diarrea, se me la dimentico, queste cose fanno ridurre l'efficacia della pillola, questo sì. Per cui
È sicura al 100% o no? Sì. La risposta è questa. Allora, tu dici prima del sesso, torniamo sempre sui rapporti non protetti, per cui voi dovete incassare questo messaggio. Se io faccio il sesso, io devo fare il sesso sicuro. Se io non uso niente, conto i giorni quando sono fertile, 70% dei bambini che nascono e sono indesiderati nascono dietro a questi conteggi. Sfido chiunque quando fa il sesso sta a contare i suoi giorni del ciclo. Se non sei in quel momento, non sei lucida, giusto? Come fai a contare per sapere quando hai avuto il ciclo? Poi adesso spesso volentieri delegate tutto al cellulare. Io vedo le persone che vengono in ambulatorio a fare la visita, quando è l'ultima mestruazione? Subito, viene fuori l'iPhone, viene fuori il smartphone, vediamo quando è che c'è avuto l'ultima mestruazione. Lo puoi fare mentre fai il sesso? No. Cioè lo dici al ragazzo, aspetta un po', è incorroppolibile, deve essere una cosa pratica, per cui quello rientra nei metodi naturali. Chi sa dirmi cos'è il coito interrotto? Cos'è? Coito interrotto. È quando, quando c'è una porta. No, ma ancora dobbiamo arrivare al concettino. Non è quando arrivare. Il coito interrotto, che cos'è? Questo. Chi è che me lo legge questo? Allora, dato che... Alzati, leggi. Alzati. E leggi. Allora no, leggi, no, leggi tutto, leggi dall'inizio, i non metodi, per cui questo non è i non metodi, vai. Consiste nell'estrarre il pene dalla vagina prima dell'eiaculazione. Ok, e parla chiaro, avete capito cosa dice? Sì. Ok, perché no? Cinque motivi perché no. Presupporre un buon autocontrollo. Un po' più alta la voce così. Presupporre un buon autocontrollo. Presuppone che chi è alle prime esperienze sporadiche, ogni tanto significa esperienze non possiede. Prevede un allora traduciamo. Presuppone un buon autocontrollo di chi è maschio, che è alle prime armi, cioè vuol dire se voi andate, non è che andate con un uomo di 30 anni, ma speriamo che sia con i vostri coetanei, perché così siete alla scoperta, no? L'uomo, un ragazzo a questa età, si può chiedere, senti, fermati, è ora che esci. No. Questo è il primo no. Secondo, prevede un completo controllo maschile del rapporto, che si interrompe bruscamente quando decide lui. Può quindi interferire negativamente sui complessi meccanismi psicoaffettivi. A che cosa serve il sesso, oltre a goderselo? A che altro serve? Amore, sì. Fare i figli, ma soprattutto è una relazione tra maschio e femmina, è un modo di conoscersi. Per cui, se io, il mio destino, chi è che fa il bambino, chi è che porta avanti la gravidanza? Io. Per cui, se nel rapporto, che è un rapporto di reciprocità, io dovessi dare le redini del controllo del mio destino all'uomo, si crea un dislivello tra le due parti, è una cosa più emotiva che fisica. Per cui, è molto importante che io donna abbia comunque il controllo quanto l'uomo. In questo caso l'uomo passa per la parte di quello che controlla e non va bene. Il terzo fallisce nel 20% dei casi, uno su 5, per cui un bambino su 5 che nasce per questo motivo. Non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili. Perfetto, questo l'avevamo già discusso, è chiaro. E poi? Non è adatto a tutte quelle situazioni in cui il livello di attenzione è già minato. Abuso di alcol o droghe, rapporti consumati in auto o in luoghi non sicuri, eccetera. Tipici dell'adolescenza. Dove fate il sesso? Nell'erbo. 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 Nell'altra classe, un'altra settimana fa mi dicevano in discoteca. Nel bagno della discoteca. Che schifo, sai l'ebola che c'è in giro? Per cui bisogna anche andare a vedere se lo posso utilizzare, se lo utilizzo, quali sono i rischi che corro. Ok? Tutto chiaro fino a qui? Ma adesso ci sono le domande?
Dunque, come funziona la pillola? Allora, questa è un'altra cosa che forse ci può essere utile. La lettrice... Vai. La concentrazione, a cosa serve? Il no, la contraccezione, non la concentrazione. A cosa serve? È considerato il miglior metodo. Questo parla della pillola, per le adolescenti, grazie alla sua elevata efficacia. Sfocia il 100%, sfiora il 100%. E ha la presenza di numerosi benefici extra contraccettivi. Significa che oltre a fare a evitare la gravidanza ottengo altri risultati. Vai. Principali benefici. Allora, riduce le irregolarità mestruali, quelle che dicevamo prima, se io mestruo ogni 3 mesi, con la pillola riesco a regolarizzarla. Poi riduce il dolore mestruale, okay. I sintomi premestruali, combatte l'acne e la pelle grassa. Che cos'è l'acne? I frufoli. Combatte la peluria in eccesso, protegge dalla formazione di cisti, ovale e mammarie, per cui ci sono anche altri benefici che noi andiamo a ottenere con la pillola. E vabbè, questo lo passo. Allora, queste sono le domande alle quali possiamo rispondere. Alcuni farmaci possono compromettere l'efficacia della pillola, è vero o falso? Vero. Vero, con cosa? L'avevamo detto prima, chi prende i psicofarmaci? Le droghe, l'alcol. Le persone che soffrono di epilessia, sapete che cos'è l'epilessia? Hanno le crisi proprio di panico. Per cui ci sono, ecco perché prendere la pillola, per esempio il diabete, la persona che ha il diabete, idem. Sono persone che possono prendere pochi tipi di pillola perché sono comunque molto più sensibili rispetto alle persone sane. Ecco perché assunzione della pillola prevede, comunque comporta una visita medica. Io non posso andare in farmacia e dire dammi la pillola e me la vendono. Io comunque prima devo fare un consulto dal ginecologo. Fa ingrassare la pillola? Sì. Chi l'ha detto? Dipende. Dipende cosa mangiare. No, è vero, fai ingrassare. Dopo arriviamo, qui facciamo un discorso un po' più generale. Poi, protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili? No. Va prescritto da me? Sì. Può essere prescritto solo dalle maggiorenni? No. Non va d'accordo con il fumo? Vero. Fumate? Sì. No. Se la prendi non puoi prendere il sole? Va sospesa in estate, assolutamente falso, perché d'estate fate più sesso che d'inverno. Va sospesa ogni tanto per almeno 6 mesi, no? Quando smetti non puoi restare incinta almeno per 6 mesi, falso. Può compromettere la fertilità futura, falsa. Fa calare il desiderio sessuale, a volte sì, a volte no, per cui è una via di mezzo. Rende la pelle più bella, questo è vero. Allora, questo è il cerotto. Com'è il cerotto? Qui abbiamo lo schema del cerotto. E questo è l'anello che avete visto. E questa è la spirale, quello che abbiamo fatto vedere. Io direi, ci mancano 20 minuti. Vogliamo dedicarvi alle domande? Sì. Io volevo sapere l'anello come facevi a non farti fare a darti la protezione. Sì. Voi sapete come lo prendiamo i farmaci non si prendono tutti per bocca, giusto? Sì. Allora, le vie di somministrazione, qui in questo contesto l'anello lo devi considerare come un farmaco, è un farmaco, ok? Io l'avevo visto, posso? L'unica cosa che te nella pillola vedi la fila di 28, da 21 a 28 pasticche, quelle le prendi per bocca. Si dice la somministrazione via orale. Ci sono dei farmaci che... Non devi fare troppo chiasso, guarda le pasta, senza commenti, ecco. L'altro modo di somministrare il farmaco può essere che magari io prendo un farmaco che sotto forma di gel, di crema, lo applico e si assorbe dalla cute. Può essere la forma che usa il cerotto.
C'avete i nonni, persone anziane, per esempio, che hanno problemi di aritmia con il cuore, mettono il cerotto contiene il farmaco viene assorbito con la cute. Il cerotto che noi usiamo qui è la stessa cosa. L'anello te lo metti nella vagina, la vagina c'ha sempre la pelle, si chiama la mucosa, però è sempre un tessuto di rivestimento. Viene assorbito praticamente attraverso il rivestimento vaginale, per cui quello che io prendo per bocca uguale identica efficacia che metto a livello vaginale. L'anello è previsto però di mantenere la concentrazione del farmaco massimo per 3 settimane, alla fine della 3ª settimana esaurisce il suo effetto, per cui io per 3 settimane lo tengo dentro, fine della 3ª settimana lo tiro fuori. È come prendersi per bocca, anzi è per l'età vostra ancora più sicura, perché comunque non dovete ricordarvelo. Forse uno dei metodi più pratici. Ma questi metodi vanno utilizzati solo dopo essere stati svegliati oppure... No, la ventilità sapete che cos'è? Dobbiamo spiegare o volete che lo spiego? Tu non è che c'hai una membrana intera che copre la parte diciamo dell'ingresso vaginale. L'imene è la parte dietro, praticamente se io vado verso la parte vicina all'ano, trovo, non tutte poi ce l'hanno la membrana dell'imene, è una cosa che comunque non appartiene a tutte, per cui se io lo inserisco molto delicatamente non danneggio manco la virginità. Naturalmente lì dovresti parlare con un medico in modo che te lo spiega meglio, ti fa una visita diciamo un po' superficiale, poi dopo ti vede proprio come sei fatta, te lo spiega come devi fare. E come gli assorbenti interni? Ah, i tampax, esattamente. Domande? Ma la spirale come va messa? La spirale va messa dopo un colloquio medico. Lì ci vuole il consenso del genitore, perché comunque rimane rispetto all'anello e la pillola, rimane il metodo un pelo più invasivo, per cui comunque deve essere fatta dietro la sorveglianza del genitore. Ma fa male solo quando la metti oppure... Un po' fa male, però di solito noi consigliamo di metterla durante il ciclo, in modo che comunque dà meno fastidio rispetto al di fuori del ciclo. Dici? Quando hai rapporto e hai l'anello, è possibile che mentre hai rapporto esce? Fino adesso non mi è mai capitato, anche perché noi dobbiamo avere anche un'idea giusta del nostro corpo. La vagina non è come questa bottiglia d'acqua rigida, per cui noi li chiamiamo le cavità virtuali. Voi del virtuale lo conoscete bene, perché adesso c'è il telefonino, è virtuale, perché si dice rapporto virtuale con Facebook, perché io non lo vedo, è una entità che io non vedo, so che c'è però non lo vedo. La vagina è una cavità virtuale perché essendo fatto del muscolo, le pareti sono attaccate, per cui io quando ho il rapporto lo vado praticamente ad aprire. L'anello sta lì, è morbido l'anello, è morbida la vagina, per cui è difficile che questo scivola viene giù, ed è anche difficile che comunque con il rapporto io lo possa tirare giù. Poi è facile, non è che mi devono venire le turbe mentali, basta che caccio un dito dentro, lo sento, so che sta là. Se non sta su al terzo piano, è dentro, ci arrivo. Ma se va più su al posto di uscita. Non può andare più su. Abbiamo detto, abbiamo fatto. Ma io non c'ero. Ma il disegno del corpo che avevamo. Ah, sì, scusate. Sì, 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 quello sì, sì. Se io butto giù una moneta nella bocca, mi esce da sedere? No. Perché ci sono le vie, cioè vuol dire c'è la bocca, c'è la gola, c'è lo stomaco, c'è l'intestino. Cioè vuol dire il corpo è fatto delle cavità che sono comunicanti, però non è bucato. Per cui se io metto l'anello, ehi, da questa parte, se io l'anello lo metto qua, l'anello mi va a stare qui, la vagina è più lunga, quanto è lunga la vagina? 7-8 centimetri. Per cui se io l'anello lo metto qui dentro e mi rimane qui dentro, non è che scivola via, non è scivolosa. La vagina c'ha le pareti che sono morbide, per cui me la trattiene l'anello.
Non è una cosa che te senti. Non è una cosa che te senti. Dici. La mia cosa che racconto. Viene il sangue. Spesso sì, ma non sempre. Ma perché? Perché si rompe di mene. Ma se non è che non esce? Se non esce, non esce, sei fortunata, però non è un problema. Allora, faccio un altro disegno. Per chi non conoscesse tanto, vi siete mai guardate voi femmine? No. Dove? No. Io sapevo che si faceva di più. No, piccoli taglietti no, adesso mi faccio un disegno. Sul telefonino si può guardare, guarda, senza che io faccia il disegno. Vediamo un po'. Non abbiamo un tablet, qui ci abbiamo l'internet. Sì. Dunque c'è Google, Google. Dopodiché quale si sta facendo vedere? Non ho capito. Questo. Ah.
Questo praticamente è la visione dei genitali esterni quando noi vediamo, noi ginecologi visitiamo una donna. Ok? Poi vado a vedere se tu lo vuoi. Ma guarda come se la depila. Questi non sono più interessanti. Per cui questo è per darvi un'immagine dove viene. Questo forse è quello che fa vedere meglio uno dei disegni più vecchi. Quello che avevamo sulla prima diapositiva. Questo è di bene. Per farvi capire dove è posizionato. Ok? Capito? Altre domande? Abbiamo finito? Allora vado avanti con la lezione. Dunque, per quello che riguardava i metodi naturali, questo è quello della spirale che vi dicevo. Questo è carino, lo vogliamo mettere un attimo sul preservativo? Chi è che me lo legge? Tu leggi, dai, coraggio, io ce la faccio. E dai, allora i metodi, il profilattico è l'unico anticoncezionale che protegge anche dalle malattie sessualmente trasmissibili. Ad ogni rapporto ne va utilizzato uno nuovo, va utilizzato correttamente affinché sia efficace e comunque meno efficace dei metodi ormonali. Vai. Il pene deve essere estratto dalla vagina ancora eretto per evitare fuoriuscita di sperma. Può diminuire la sensibilità del rapporto, anche se questa percezione varia molto da persona a persona. Può determinare allergia da lattice, ma anche in farmacia si trovano profilattici antiallergici. Voi penso che comunque la fantasia non vi manchi sulla scelta del preservativo, perché ce ne sono di tanti tipi. Vai. Ancora? Sì? Ma come glielo chiedo? Vai. Il preservativo è accusato di rovinare la naturalezza del rapporto. Non bisogna provare imbarazzo, è una misura necessaria per la vostra reciproca sicurezza. Conservatelo lontano da fonti di luce e calore. Tenetelo al riparo da chiavi ed oggetti taglienti. Fate attenzione a maneggiarlo per non danneggiarlo con le unghie. Se è dotato di serbatoio, va applicato lasciando uno spazio di un centimetro di punta per contenere lo sperma. Capito? Per renderlo più semplice, allora qui questo centimetro che dice è qui, per cui quando il maschio lo indossa, questa parte deve lo tiene fermo e poi lo mette, esatto, lo deve saper fare, esatto, per cui questo deve rimanere libero per poter contenere lo sperma in una dopo dell'eiaculazione. Posso andare in bagno? Sì, potete fare quello che volete. C'è una domanda? Dici. Sara, ma un maschio, no? La prima volta che perde la virginità? Vabbè. Vabbè. La prima volta che finivo l'apporto, ok. Gli succede qualcosa? No. Ah, è così, intanto niente, non c'è niente che... Ma mica colpa sua, cioè voglio dire, il suo corpo, cioè l'anatomia del corpo è diversa tra maschio e femmina, per cui i maschi sono fatti così. Ma il latino è tanto, no? Per cosa? Per dire. Cioè, quando non rapporto, no? Che forse vuole anche la parte anale. È il lubrificante. Per scivolare meglio, sì, ma lì, allora, sì, lì non è, però, dunque, aspetta, usare gli entrambi. Aspetta, chiudiamo la parentesi. Noi qui siamo di parlare per il sesso sicuro, non per spiegare come si fa il sesso. Questo rientra in quella educazione che non mi compete, uno. Perché quello rientra nel rapporto anale, non è più rapporto vaginale. Per cui si prendono le stesse precauzioni
si prendono le stesse frequenze, come dici? Non è vero? Cioè, anzitutto sono per da dietro? Sì, allora, quella è una posizione che noi non andiamo a sviscerare. Sì, il rapporto vaginale lo puoi avere da davanti e da dietro, però non siamo qua per specificare questo. Ho detto, apriamo, chiudiamo la parentesi. Però, no, non serve, però è una scelta. Sono dettagli che sono dettagli tecnici personali, non rientra nella lezione. Allora, il discorso è questo, quando si ha i rapporti che comunque dicevamo che non sono strettamente vaginali tra maschio e femmina, rimane sempre il rischio delle malattie sessualmente trasmesse, per cui il preservativo va sempre utilizzato. Domande? Questo volevo sapere, se andava utilizzato il corno senza... Sempre. Si può rimanere in gravidanza vergini? No. Faccio io la domanda. No. Perché no? C'è il ciclo. No, perché... Lei è fissata dall'inizio con questo rapporto con il ciclo. Se non sei vergine non ha avuto mai un rapporto. Infatti... Se io faccio... Però prendo lo Spirito Santo. No. C'è chi comunque c'è rimasto, è diventato Spirito Santo. Ma si vede? Se si è vergine. Allora, si può anche rimanere. Si può anche rimanere. Ehi, di qua. Chiedo a chi si fa all'ospedale. Allora, l'imene non è proprio fuori. Per cui io quando perdo la verginità, non è che c'è stato. Ci deve essere. La penetrazione, cioè l'introduzione del pene all'interno della vagina. Quando io faccio i giochetti erotici, i preliminari, siccome ci tengo alla mia verginità, a lui dico vabbè, stammi vicino però non entrare. Se lui eiacula vicino all'imene, ci può essere un rischio, se io sono in piena ovulazione ci può essere il rischio di gravidanza. No, non ho capito, non l'ho capito questa. Oddio. Allora, cioè no, non ho capito l'ultima parte, come fa? Come fa? Cioè come fai adesso? Il spermatozoo sale, trova la strada. Ma no, non ho capito, trova la strada, non è così scemo, perché c'è arriva. È questo. Per cui, quello che dicevo, il sesso sicuro, torna a dire, premo su questo tasto, il preservativo sempre. Ma dimmi di essere un preservativo, come fai? Cioè, oltre a mettere la trappa, dimmi anche se è un trappa, cioè, non vedi più c'è... Certo, non c'è spero di mettere male, ogni volta lo apri, ti viene sbucato. Cioè vedi se non c'è lo spermo, ogni volta, tanto tocca fare, ma è facile come vedi se c'è lo spermo, è facile, cioè non è che si buca, non è una tenda, cioè, ma si sente il preservativo, si sente, esatto, si vede, è molto facile, si vede. Come fai a vedere? Scusa, te l'ho detto prima, lo prendi, finito il rapporto, lo prendi, è vuoto, che fine avrà fatto? Da qualche parte è finita. Ma se non lo se proprio lui non è... È possibile, lo saprà lui, però adesso voi fate le domande improbabili, noi stiamo parlando delle probabilità, per cui se lui è sicuro di esserci arrivato e non c'è il seme dentro, dove è finito? Altre domande? Vai! È vero che prima che un maschio viene c'è un liquido che potresti rimanere è sempre il liquido seminale, sì, perché quello che dicevamo era nel corpo interrotto. Allora, si entra sempre in quella diapositiva di prima, non è olio extravergine, è sempre la parte è lo sperma extravergine quello, non è olio extravergine. Quando avviene durante c'è un rapporto un po' prima quando dai. Questo lo dovete trovare su internet, non è
materia della mia lezione. Allora, ma tu riesci questo libro? Allora, aspetta che c'è la tua compagna che ha fatto una. La vuoi fare più alta? No, va bene così. Allora, lei chiedeva cosa succede? Allora, come il maschio c'ha l'erezione all'inizio dell'eccitazione, la femmina c'ha la fuoriuscita della secrezione, che si chiama il bagnarsi, proprio il fatto del bagnarsi. Fa parte diciamo della fase introduttiva del rapporto. Parte quello, poi arriva la. Quello fa parte del periodo del piacere proprio. Ah. Dici, quando fuoriesce il liquido? Prima, dopo, durante? Cioè l'inizio di un rapporto. Allora, fa parte sempre quella fuoriuscita del liquido. Fa parte sempre in non metodi, nel senso che il maschio non lo sa, quel liquido lì che ti dici può essere sempre il liquido seminale, per cui rientra nei rischi del coito interrotto, quello che avevamo detto prima. Sì, ma può avere tipo alla fine di un rapporto oppure all'inizio? Non conosco tutti i maschi, per cui ognuno ha le sue abitudini, però fa parte del rapporto. Sempre con il liquido, con il liquido vaginale, no? La secrezione. Sì, la secrezione. Ma si può avere anche se tipo al momento non sei eccitata? Che ne so, noi adesso stiamo parlando di un'altra cosa, quello si apre un altro argomento, non fa parte dell'educazione sessuale, quella è una domanda ginecologica che è una cosa diversa. Allora da ginecologica non è più. Vale, ma provaci. Altre domande? Abbiamo finito, le ultime... Scusa, perché è stato utile. Io ho visitato la maschera.